Buongiorno, siamo di nuovo alle lezioni di criminologia. Vi ho lasciati con la descrizione di un tipo di sanzione estremamente crudele, preceduta da una sanzione che era un mezzo di prova, cioè la quaestio per tormentum, cui seguiva, se c'era la confessione, in alcuni casi, per alcuni crimini e per persone che avevano uno status sociale ed economico non particolarmente elevato, il supplizio. Vi ho indicato quali sono gli scopi, appunto, che Foucault, di nuovo faccio vedere il suo testo, ha individuato nell'uno e nell'altro caso. Il lavoro di Foucault ha per riferimento però un particolare tempo, un periodo storico determinato, e ho terminato la lezione spiegandovi perché si passò a un modo di esecuzione diverso, e soprattutto non pubblico. Sempre innanzitutto un modo di esecuzione meno complicato, più rapido, che avesse una minor presa sul corpo, e poi dopo la Rivoluzione francese a un modo di esecuzione che non fosse pubblico. Tutto questo è temporalmente limitato. È un'analisi che parte dal 600 e che arriva fino a metà del XVIII secolo. Ebbene, vi ho accennato come esiste ancora un paese occidentale nel quale la pena di morte è in vigore e utilizzata, anzi, il trend, a differenza di quello che è accaduto negli stati europei, dove l'ultimo stato a mantenere la pena di morte, la Francia, l'ha abolita nel 1975, e in Italia addirittura 10 anni fa, mi pare, il legislatore l'ha espunta addirittura dal codice penale militare di guerra. Quindi, da ogni ipotesi legislativa. Ecco, e questo paese occidentale sono gli Stati Uniti. E il dibattito sulla pena di morte è talmente vivo e soprattutto muove gli animi sia dei conservatori sia dei democratici in maniera così accesa che i candidati democratici, che pure in teoria dovrebbero risultare contrari alla pena di morte, candidati alle elezioni, a qualunque tipo di elezione, dall'elezione del giudice, del procuratore o l'elezione del governatore dello Stato fino all'elezione del Presidente degli Stati Uniti d'America. E ogni volta viene interrogato, viene intervistato su questo argomento, cerca, soprattutto appunto se democratico, di svicolare e non prendere una posizione ben decisa, perché sa che su questo punto gli umori degli elettori sono orientati più a destra, anche se poi votano democratico, di quanto non siano in altri paesi. E quindi quella che era stata la grande stagione intorno agli anni 70 di eliminazione della pena di morte da una serie di stati ha avuto poi come conseguenza un riflusso e la reintroduzione di questa sanzione in gran parte degli Stati Uniti d'America.
Su questi argomenti sono stati scritti, su questo argomento sono stati scritti un numero rilevantissimo di saggi. I più interessanti e tradotti in Italia sono i lavori di Garland. Poi provvederò a mettere nel video anche la copertina del libro, perché se voi desiderate andarvi a leggere direttamente questo testo, le sue osservazioni, potete recuperarlo. Io vi dico semplicemente quali sono i due testi di Garland che utilizzerò per affrontare questo problema, che non è proprio il problema della pena di morte, ma è il problema di qualche cosa che ricorda più che altro il supplizio, che non la pena di morte come era, veniva realizzata, veniva applicata negli stati occidentali negli ultimi tempi, prima di cadere in disuso. Ecco, il libro di Garland è edito da Saggiatore, quindi una casa editrice di Milano, è del 2013. Garland è un inglese, quindi c'è questo aspetto particolare. Si occupa, lui europeo come formazione, di un istituto che è invece una peculiarità, una caratteristica tutta americana. La pena di morte in America, un'anomalia nell'era dell'abolizionismo. Questo è il testo generale sulla pena di morte. E poi vi indicherò anche il saggio che Garland scrive prima di arrivare all'elaborazione di questo libro su un istituto ancora più peculiare e che molti hanno avvicinato come fosse il residuo di una epoca barbarica medioevale, cioè sul linciaggio. Prima di tutto volevo effettuare alcune precisazioni di carattere generale sull'atteggiamento che intercorre fra l'autorità spesso bianca e la popolazione afroamericana. Il movimento che si è sviluppato l'ultimo decennio negli Stati Uniti è il movimento cosiddetto Black Lives Matter, cioè anche le vite dei neri sono importanti. E questo movimento ha sottolineato come vi sia una sproporzione dal punto di vista statistico dell'atteggiamento della polizia nei confronti dei bianchi e quello che invece viene tenuto nei confronti dei neri, soprattutto dei giovani neri. Negli Stati Uniti viene rilevato che per i neri la possibilità di essere uccisi dalla polizia è 3 volte superiore a quella dei bianchi. Nel 97% per cento dei casi di uccisione di una vittima nera, nessuna uccisione ingiustificata di una vittima nera, nessun poliziotto coinvolto è stato condannato. Questi sono i primi dati. E poi c'è un elenco che ricorda un po' l'elenco dei caduti sui campi di battaglia, con la differenza che le persone che sono state uccise hanno un'età giovanissima.
Iniziamo con Taylor Martin, 17 anni, disarmato, ucciso nel 2012 da un vigilante, quindi non esattamente da un poliziotto, ma da uno di quelle persone che si occupano di effettuare le ronde di quartiere. E l'uccisione avviene in Florida, ad Orlando, durante il suo giro di ronda, Zimmerman, il vigilante, che dal nome sembrerebbe di origine ebrea, incontra Taylor Martin, ha con lui una lite, spara e lo uccide. A St. Louis, Missouri, nel 2014, la vittima si chiama Michael Brown. Di nuovo ucciso dalla polizia mentre era disarmato. Il ragazzo era fermo, secondo la maggior parte dei testimoni, era stato fermato ed era immobile con le mani in alto. Questa è una storia che sto per raccontarvi, una storia molto triste. È la storia di Tam Rice, 12 anni. Nel 2014 giocava in un parco. Con una pistola ad aria compressa, quindi neanche con una copia di una pistola ad aria compressa, di quelle che si acquistano nei negozi di giocattoli. E questa pistola non spara neppure i proiettili di gomma, è quelle che fanno pum quando si schiaccia, si tira il grilletto. Un passante avvisa la polizia arriva con la sirena e spara, senza neanche scendere dalla macchina, e questo ragazzino muore. Continuiamo. Freddie Gray, questo Freddie Gray è un po' più grande, ha 25 anni, siamo nel 2014. Viene arrestato e viene ferito mortalmente alla spina dorsale nel furgone della polizia, dove la polizia lo aveva fatto salire. Portato in ospedale, vi muore. Secondo la polizia, aveva un coltello. E poi Michael Ferguson, a Ferguson, che è un sobborgo di St. Louis, Missouri. Ricordate, Missouri, nel Missouri, a St. Louis c'era già stata un'altra vittima. Sempre nel 2014, ma nell'agosto, il 9 agosto del 2014. Ferguson è un caso, il caso Ferguson è un caso particolare perché dopo l'uccisione di questo ragazzo scoppia una vera e propria rivolta, che si estende dai sobborghi di St. Louis, dove il ragazzo era stato ucciso, a tutte le più importanti città degli Stati Uniti. Viene fermato, questo ragazzo viene fermato e ucciso, disarmato, da un poliziotto di nome Wilson. Questo ragazzo si era appena diplomato alla St. Louis High School e l'11 agosto avrebbe iniziato la St. Louis Tech, per poi, questo era il suo desiderio, diventare ingegnere. Quindi non era un ragazzo che sbandato, un ragazzo che viveva per strada, noto per i suoi atti criminosi. No, era un ragazzo studioso, era un ragazzo che aveva dei progetti, desiderava addirittura diventare ingegnere. Però l'agente Wilson ha deciso che il suo futuro non sarebbe il futuro di questo ragazzo, si fermava il 9 di agosto. Questo semplicemente per segnalare l'atteggiamento dell'autorità di polizia statunitense
statunitense nei confronti in genere della popolazione nera e soprattutto della popolazione nera giovanile. Ecco, dal testo di Garland che vi ho indicato prima, ho tratto queste note. È lo stesso Garland a mettere in correlazione l'analisi di Foucault e dice: la cornice offerta da Foucault è utile perché ci ricorda che l'inflizione della pena di morte rappresenta sempre l'esercizio del potere. Però negli Stati americani, in America, come noi generalmente diciamo, la relazione della pena di morte con l'esercizio del potere è più complicata, perché lo Stato non è mai stato così indipendente dal popolo rispetto a quello che accadeva nella Francia del XVII, XVIII secolo. In Francia siamo in uno stato, una monarchia assoluta. Negli Stati Uniti siamo in un insieme di stati retti da una repubblica, da un sistema repubblicano in cui l'individualismo è il principio più importante. E dobbiamo approcciarci in maniera diversa, dice Garland, per spiegare la pena capitale. Però forse qualche analogia possiamo trarla con il sistema francese, che Foucault inizia a descrivere attraverso il supplizio di Damiens, messo a morte in una piazza di Parigi nel 1757. E ci muoviamo però qui da un punto di vista che non è costituita da una cerimonia statale, ma un atto di giustizia popolare. Ed è eseguito non è a Parigi, capitale della Francia, ma a Parigi, Paris, piccola città del Texas, quindi un'altra Parigi. Un'altra epoca, un altro sistema di potere. Il linciaggio di Harry Smith, quindi il supplizio di Damien. Esso è considerato il primo linciaggio come tortura pubblica, secondo poi un altro articolo che verrà scritto sempre da Garland. Questa testimonianza, che è una testimonianza oculare, viene pubblicata sul New York Times, quindi un giornale molto lontano, il 2 febbraio del 1893. Il linciaggio si era verificato però il giorno prima, 1 febbraio, a Paris, Texas. Smith era un ex schiavo di colore, quindi nel 93 la guerra finisce civile, finisce nel 65, quindi se era nato in schiavitù non era propriamente giovanissimo, ma come noteremo poi l'accusa è sempre poi la stessa. Abuso sessuale e uccisione, a volte solo uccisione, però è molto più frequente l'uccisione preceduta, scusate, dall'abuso sessuale. E come spesso accade, la vittima è una vittima, incapace di difendersi, come sono considerate appunto donne e bambini. In questo caso avevamo la convergenza di due caratteristiche, l'età molto giovane della vittima, 4 anni, l'essere femmina, naturalmente l'essere bianca. Per di più, diciamo, Smith, francamente, non, se fosse,
ammesso che sia stato lui colpevole, aveva scelto molto male la sua vittima perché era figlia di un agente di polizia locale. E questo è il resoconto che viene prima pubblicato sul giornale locale, poi viene ripreso dal New York Times. Harry Smith in negro, notate, allora non esisteva il problema del politically correct. La parola con la N, come spesso viene detto, termine utilizzato soprattutto dai liberal del nord e della costa dell'est, perché non si azzardano a pronunciare la parola negro, che è diventato un insulto, ma che lo è diventato soltanto dopo gli anni 60. Adesso non si dice neanche più black, si dice afroamerican, però nel 1893 si poteva scrivere, ed era una cosa totalmente normale, il termine negro. Il negro che aveva aggredito la piccola Myrtle Vance di 4 anni è stato arso vivo, espiando così in parte il suo reato. Questa città di Paris, che è appunto una piccola città del Texas, e i suoi dintorni sono stati un delirio di eccitazione sin dal giorno del crimine. Quando l'altra notte è arrivata la notizia della sua cattura e della sua identificazione da parte del Sturgeon, James Hick e molti altri cittadini di Paris, sì, l'identificazione veniva effettuata da un gruppo di cittadini bianchi che ritenevano, per voce corrente tra il popolo, che un certo soggetto fosse stato l'autore di questo reato, naturalmente un soggetto di colore. Centinaia di persone si sono riversate dai paesi vicini e il passaparola, di nuovo, l'opinione comune, l'opinione popolare, richiedeva che la pena fosse commisurata al reato e quindi la morte sul rogo fosse la sanzione che andava applicata per questo più atroce e oltraggioso omicidio della storia del Texas. E il Texas ne ha visti di omicidi. Quindi, a Paris i negozi di whisky sono stati chiusi. Questa differenza rispetto a quello che avveniva durante il supplizio, dove le osterie erano aperte. E le folle indisciplinate disperse. Quindi c'è un tentativo di dare un'idea di ordine nell'esecuzione di questo linciaggio. Le scuole sospese per decisione del sindaco e tutto è stato preparato in modo molto professionale. Gli agenti hanno constatato la futilità di controllare il passione della folla e così la legge è stata messa da parte e i cittadini hanno preso in mano la situazione e bruciato il prigioniero sul rogo. Ricorda abbastanza i termini con i quali si definisce la legittima difesa negli Stati Uniti, to take the law into owner's hand, prendere la legge nelle proprie mani. Qui anche questa è una forma di espressione della giustizia privata, sebbene generalizzata e estesa all'intera popolazione. Questa è la storia del crimine così come è stata ricostruita. Harry Smith, un corpulente ne negro, aveva avvicinato la piccola Myrtle Vance di 3 anni e mezzo, che giocava vicino alla casa paterna, e dandole caramelle per superare le sue paure, da cui mai accettare caramelle da uno sconosciuto. L'aveva portata attraverso il centro cittadino, dove naturalmente nessuno ha fermato questo omone nero che conduceva una bambina piccola bianca, fino al pascolo di Gibson. E in questo pascolo aveva aggredito la piccola e poi, eccola qui, la descrizione terribile dell'omicidio.
prendendone una gamba per mano, l'aveva letteralmente fatta a pezzi. È quello che dovevano fare con Damien, che hanno poi fatto con Damien. Vedete che ci sono continuamente delle analogie, dei rimandi. Aveva coperto il corpo con foglie e cenere e vi si era coricato vicino per tutta la notte. Si sa perché. Interrogato, ha negato ogni cosa. Beh. È stato tenuto sotto scorta a Hope, un'altra città, si chiama Speranza, la scorsa notte, e successivamente ha confessato il reato. In questo successivamente ognuno può inserire tutti gli scenari che ritiene più appropriato. Questa mattina è stato portato attraverso Texarkana, dove 5.000 persone attendevano il treno. Importanti cittadini di Perez hanno parlato chiedendo che il prigioniero non fosse molestato dalla gente di Texarkana. Eh no, questo è il nostro prigioniero, questo è l'autore di un crimine orrendo nella nostra città, noi e noi soltanto abbiamo il diritto di metterlo a morte. Lungo la strada le forze, cioè la presenza di cittadini che arrivavano da tutte le parti del Texas e delle forze di polizia sono aumentate in maniera proporzionale. La gente affollava i binari e i tetti dei pullman perché voleva vedere, ansiosi di vedere il linciaggio. A mezzogiorno in punto il treno arriva nella città di Perris, attesa da una massa agitata di 10.000 persone. Non so quanti abitanti avesse Perris, ma credo che tra tutti quelli che si erano ammassati a Hope e Texarkana e che erano ad aspettare il treno a Perris, immagino che ci fosse più gente di quella che di solito la città ospitava. Il negro è stato messo come oggetto di scherno su un carretto, come Damien proprio, come un re sul trono, e seguito dall'immensa folla è stato scortato per tutta la città, fino a Church Street, che è al di là diciamo, in una zona periferica, dove già i pascoli sono iniziati, arriva la prateria. Qui Smurfs è stato messo su un patibolo, fissato in maniera sicura perché non cedesse all'impeto di tutte queste persone che erano venute a vedere il linciaggio. La vittima è stata torturata per 50 minuti con un ferro incandescente, conficcato nel suo corpo tremante. Altre analogie. Cominciando dai piedi, i tizzoni sono stati premuti contro di lui centimetro dopo centimetro, fino ad arrivare a conficcargli in volto. Quindi prima l'hanno gratinato, se fosse un pezzo di roast beef, si direbbe sigillato. Questa è un po' brutta come battuta. Poi, quando era apparentemente morto, hanno imbevuto di kerosene. Gli hanno messo vicino dei bacelli di cotone, questo per ricordarti, guarda che sei stato uno schiavo che lavoravi nel campo e raccoglievi cotone. E poi gli hanno dato fuoco. Alcuni curiosi hanno portato via quello che era rimasto dopo il memorabile evento, anche pezzi di carbone. Per molto tempo dopo l'inizio del viaggio, il negro non aveva realizzato quello che gli sarebbe successo. E poi, quando gli era stato comunicato che sarebbe morto per tortura, aveva supplicato di avere protezione. Voleva essere fucilato da Marshal Shanklin di Paris. Cioè, voleva ottenere la sanzione che normalmente si applicava in questi casi. La tortura è iniziata non appena il treno è giunto a Paris, perché ecco questa è la descrizione di quello che è successo durante il passaggio dalla stazione
fino al patibolo. I vestiti sono stati stracciati e sparsi tra la folla, con la gente che naturalmente prendeva questi pezzi come dei souvenir. Il padre della bambina, suo fratello e due zii hanno incatenato il negro per la tortura e sono stati loro a conficcare i tizzoni ardenti. Ogni lamento del poveraccio, ogni sua contorsione è stata accolta con grido di giubilo da parte della folla. Quindi prima tocca agli uomini della famiglia della vittima effettuare la propria vendetta. E poi qui si è più precisi perché sembra che il fuoco sia stato appiccato da non so chi, ma in realtà prima sono stati i familiari della vittima a bruciarlo a furia di tizzoni e poi chi materialmente ha dato fuoco al corpo è stata la folla. E c'è quest'altro particolare che mezzo bruciacchiato, il povero Smith ha cercato di buttarsi fuori dal palco, ma è stato ripreso per due volte, ma è stato ripreso, legato dalla folla, legato e rimesso sul patibolo. Centinaia di persone su 15.000 come minimo. Hanno distolto il volto, ma la maggioranza è stata lì a guardare questo il Ku Klux Klan chiamava come barbecue di neri. Allora, gente da Dallas, quindi posto importantissimo, Fort Worth, Sherman, Denison, Bonham, Texarkana, Fort Smith, Ark. Quando la notizia è stata diffusa in una città, le incudini sono rimbombate all'annuncio. Perché appunto le campane non erano utilizzate. Bene, questa è la descrizione del primo linciaggio di cui si ha notizia scritta. Addirittura la notizia è stata trasmessa a un quotidiano di New York, un quotidiano che è sulla un quotidiano nordista, un quotidiano Yankee. Qui Garland, prima, e questo è un articolo che Garland scrive prima di affrontare il grosso lavoro sulla pena di morte, lo scrive nel 2008 e anche qui mi premurerò di darvi delle indicazioni più chiare. Ed è un articolo che si trova su una rivista di settore che si chiama Criminalia. Il titolo di questo articolo è Abuso penale ed eccedenza di significato. I linciaggi come tortura pubblica nell'America del XX secolo. E qui abbiamo un po' la spiegazione di quello che è stato descritto, che poi Garland stesso ha descritto nel suo libro sulla pena di morte. La spiegazione di quello che viene presentato invece come una forma di giustizia alternativa, sempre destinata a provocare la morte del giustiziato. E avremo qui degli elementi che ci permetteranno di avvicinare questo genere di linciaggio come tortura pubblica al supplizio di cui ha parlato Foucault. Però dirà Garland che le condizioni politiche e le condizioni anche storiche sono diverse, però ci sono comunque degli incroci, delle analogie e ci sono anche delle differenze. Innanzitutto, che cosa si intende per linciaggio? Il linciaggio è utilizzato per indicare una vasta gamma di comportamenti, che vanno da comportamenti clandestini, questo
quello che abbiamo, che vi ho letto non era un linciaggio clandestino, era un comportamento pubblico, però esistevano delle forme di linciaggio clandestino. Ad esempio, il rapimento in piccagione ad opera di un numero ristretto di persone. E poi invece abbiamo, come nel caso di Harry Smith, un'esecuzione altamente ritualizzata con un'enorme folla che funge da spettatore. Gli autori che si sono occupati di questi temi hanno descritto l'esistenza di gruppi come si chiama, chiamati White Capper, cioè i cappucci bianchi, Ku Klux Klan, i Night Riders, i cavalieri notturni, i Regulator, i pareggiatori. Mi sembra che ci sia anche un western che si chiama così. E che sono state definite delle masse terroriste, cioè masse che incutevano terrore con l'intenzione di terrorizzare. Queste masse punivano il comportamento e di bianchi indisciplinati, terrorizzavano e di neri che erano ritenuto minacciare un'insurrezione, o meglio, minacciavano una violazione dei codici non scritti che disciplinavano i rapporti fra bianchi e neri. Quando dopo la guerra di secessione, molte delle terre che erano appartenute ai proprietari delle piantagioni del sud vennero ridistribuite tra gli schiavi neri, no, i non, gli ex schiavi neri che erano rimasti, perché molti preferirono seguire le truppe vincitrici al nord e stabilirsi lì. Questi ex schiavi che erano rimasti divennero così dei piccoli proprietari terrieri. E entrarono in concorrenza con i piccoli proprietari terrieri bianchi che erano sempre stati presenti e che soffrivano chiaramente la concorrenza per tutto spropositata, sproporzionata delle grandi piantagioni. Magari erano anche i sorveglianti degli schiavi che si erano ritagliati all'interno della piantagione un appezzamento di piccola proprietà. Ora, le grosse estensioni di terreno rimanevano per gli ex piantatori ricchi, erano ancora piantatori ricchi in realtà, che erano riusciti a tenersi la terra. Però, questa distribuzione del terreno rimasto tra i neri aveva creato una base di soggetti concorrenti sullo stesso livello, ma differenti per razza, con l'aspetto insopportabile per i bianchi che quelli che facevano la loro concorrenza erano stati gli schiavi che prima essi frustavano e di cui disponevano come cose. Quindi uno dei modi utilizzato appunto per cacciare il proprietario proprietario, comunque i parenti dei proprietari dalle terre per diminuire il numero dei competitors era quello appunto di effettuare delle forme di linciaggi clandestini. E allo stesso modo il linciaggio clandestino è un modo per vendicarsi, questa volta di nuovo sui bianchi e sui neri, che denunciano alle autorità gli autori di questi linciaggi pubblici, direi più privati che pubblici, perché quelli pubblici avevano l'appoggio dell'autorità stessa. E questi linciaggi si eseguivano in maniera priva di rituali particolari e approfittando delle tenebre. Accanto appunto a questi linciaggi clandestini vi era la creazione di folle private, piccoli gruppi di persone che si riunivano per esercitare vendette personali, quindi per lo più segretamente, spesso con la collusione dei funzionari pubblici.
che lasciavano il presunto colpevole nelle mani della vittima e dei suoi amici. In realtà questa mobilitazione non così estesa come quella che abbiamo visto per il linciaggio di Harry Smith, ma più limitata, si verificava ogni qualvolta veniva commesso un delitto o veniva attribuita la commissione, e veniva attribuita, ne veniva attribuita la commissione a un nero, o anche si presumeva che fosse stato commesso un delitto il cui autore si presumeva sempre fosse nero. Anche non gravi, come percepite insubordinazioni o violazioni di scarsa rilevanza del codice razziale. E poi abbiamo un terzo tipo di folla armata. Gruppi di uomini dotati di autorità legale questa volta, che è più simile ai soggetti che avevano partecipato insieme a altri soggetti privi di questa autorità al linciaggio di Harry Smith. Si è detto che a un certo punto Smith chiede di essere ucciso come un bianco, cioè fucilato dal Marshall. E nel contempo, nel momento in cui si arriva al luogo dell'esecuzione, la polizia si accetta, prende atto del fatto che non è possibile controllare la volontà della folla, che quindi assume autorità legale. E questo terzo tipo di persone erano persone che si arrogavano il compito di uccidere persone sospette, disarmate o ferite, anziché di catturarle vive. Costoro erano considerati più legittimati ad agire rispetto alle folle private o ai gruppi dei Ku Klan, e difficilmente attiravano le critiche degli esponenti degli appartenenti alla comunità locale. Non che gli altri due gruppi di persone fossero criticati, ma questi erano assolutamente al di là di ogni possibile obiezione. E poi abbiamo quello che è stato descritto, il quarto tipo di linciaggio, cioè il linciaggio di massa, che avviene pubblicamente facendo ricorso, e questo è un elemento che ci collega con Foucault, a forme rituali ed eccessive dosi di crudeltà, proprio come nel supplizio. Il perché di queste eccessive dosi di crudeltà delle forme rituali nel supplizio Foucault ce l'ha spiegato. Adesso vediamo quali sono le ragioni di questi riti e di questo eccesso di crudeltà che caratterizza invece il linciaggio. Erano esecuzioni spettacolari, perpetrate di fronte a una massa di migliaia di persone, riservate esclusivamente ai neri. Il primo gruppo di linciaggio, l'esecuzione clandestine da parte di masse terroriste, potevano avere per vittima anche dei bianchi, che avevano violato il codice appunto razziale, o che facevano da informatori per le autorità locali che non fossero naturalmente d'accordo con le poche autorità locali o le autorità non locali che si opponevano a questa giustizia da parte del Ku Klux Klan. Una buona indicazione su questo tipo di attività viene da un film che io avevo visto tanto tempo fa che si chiama Mrs. Burning,
che racconta la storia della scomparsa di attivisti bianchi che erano venuti appunto dal nord in Louisiana o in Alabama, non ricordo, e due ragazzi neri che scompaiono. Attivisti bianchi nel senso che erano persone che si battevano per l'eguaglianza, per i principi sostenuti da Martin Luther King, per la fine della segregazione razziale, che è quello che succede in sostanza dopo la guerra di secessione, un periodo durante il quale vige in un certo senso la consuetudine di considerare i neri razza inferiore, razza sottomessa, anche se legalmente è stata dichiarata, sono stati dichiarati cittadini uguali agli altri e sono stati liberati dalla schiavitù. Poi abbiamo il cosiddetto Black Code che disciplina la segregazione razziale. Ebbene, dice il Black Code, i neri sono liberi, ma per non contaminare i bianchi dovranno adottare tutta una serie di comportamenti come mangiare o in ristoranti riservati ai neri o in un posto separato all'interno dello stesso ristorante, sedersi in fondo all'autobus, la storia di Rosa Parks, che è domestica nera che alla fine del lunghissimo turno di lavoro non trova posto nell'autobus che prende per tornare a casa. Quindi non riesce ad sedersi in fondo, ma è talmente stanca che si siede nei posti riservati ai bianchi e si rifiuta di lasciare questo posto. È all'inizio dei grandi tumulti razziali che si ebbero negli anni 60 e che si produssero poi la marcia per la pace guidata da Martin Luther King. E anche su questo argomento c'è un altro film che è però recente, si chiama The Butler, cioè Il Maggiordomo. E il protagonista ha ricevuto un Oscar, dove si fa particolarmente attenzione a queste manifestazioni organizzate in cui i neri erano la maggioranza, ma c'erano anche degli organizzatori bianchi attraverso il sud degli Stati Uniti. Ma vi dicevo appunto che vi parlavo appunto del fatto dal quale era nato il film Mississippi Burning. E così quattro ragazzi scompaiono e sul posto viene mandato l'FBI che si trova in una cittadina dove pian piano si scopre che il Ku Klux Klan è infiltrato ovunque. E quando la moglie bianca rilascia delle dichiarazioni all'agente, uno degli agenti del FBI, viene poi picchiata a sangue dal marito. Ecco, questo è un caso in cui il bianco ha violato i codici razziali che riguardavano appunto la necessità, la tutela, diciamo, delle persone che agivano come masse terroriste. Però torniamo a quello che è più spettacolare e che risulta maggiormente simile al supplizio, il linciaggio di massa. Ho detto appunto che esecuzione spettacolare, con inflizione secondo un cerimoniale di solito sempre lo stesso, di una esagerata dose di crudeltà, riservata esclusivamente ai neri, generalmente maschi, però poteva capitare, non era rarissimo, abbastanza raro, però poteva capitare che fossero anche donne, però per la stragrande maggioranza si trattava di maschi. E con un ampio supporto da parte della comunità e soprattutto non in reazione a crimini gravi. Non piccole violazioni, ritenute violazioni del diritto penale o violazioni del codice razziale che disciplinava la separazione fra neri e bianchi. Qui abbiamo
omicidi e violenza sessuale, quindi crimini particolarmente gravi, che si contraddistinguevano, erano contraddistinti dalla contrapposizione folla bianca contro versus vittima di colore. Appunto, Henry Smith è il primo linciaggio come tortura pubblica documentato, di cui si ha la storia, si conosce la storia. E poi, 3 anni dopo, segue quello di Henry Newman a San Jose. No, scusate, di Sam Hose a Newman in Georgia, quindi Texas e Georgia, quindi siamo in zone del sud profondo. Quindi grandi folle, commenti da parte dei giornalisti e anche servizi fotografici molto dettagliati. Questi due eventi inaugurarono proprio un nuovo tipo di linciaggio che fino allora non era stato praticato, linciaggio che venne ripetuto in centinaia di altre occasioni nei successivi 40 anni, quindi fino agli anni 30. Le caratteristiche erano queste, oltre a quelle che sono state indicate sopra. Si osservavano in piccole città e nelle zone rurali del sud degli Stati Uniti. Il numero esatto non è stato calcolato, però dal 1893, che è la data del linciaggio di Henry Smith, e il 1930, quelli documentati da fotografia, da resoconti giornalistici, sono 400, quasi 400, che non è un numero esagerato, ma se si pensa a quale fosse l'oggetto le ragioni di questo evento, comincia a essere disarmante. Questi eventi spettacolari assumono poco tempo dopo la prima realizzazione subito un carattere rituale, codificato, grazie non ai fogli volanti, ma grazie ai dettagliati servizi giornalistici e telegrafici e le numerose cartoline che riguardavano. La sequenza tipica degli eventi era questa: un nero sospettato di un crimine veniva identificato sulla base di voci correnti nel pubblico, che sostenevano che una persona bianca rispettabile era stata di solito violentata e uccisa. Cominciavano a circolare racconti sinistri riguardo questi crimini, quindi era un processo che montava, era un'onda che montava lentamente. E a questo punto un gruppo armato, in cui spiccavano i parenti della vittima e comunque persone della comunità a cui apparteneva la vittima, partiva alla caccia del sospettato. Se invece questo era già in custodia presso le autorità locali, la folla lo sottraeva loro. A questo punto partiva il tam-tam delle radio e dei giornali locali relativi all'annuncio che il linciaggio era imminente e poi addirittura con maggiore precisione seguivano le indicazioni relative al luogo, la data, l'ora probabile dell'esecuzione. I luoghi erano spesso simili, la piazza pubblica, vicino alla ferrovia, perché fosse più comodo per le persone che volevano raggiungere e assistere allo spettacolo, esservi presenti, un campo prossimo alla casa della vittima,
o più spesso sulla scena del presunto crimine. E perché l'evento fosse visibile, si costruivano questi palchi sopraelevati, anche stabili, perché abbiamo visto che la folla premeva, era così vicina, ad esempio nel caso di Smith, era così vicina da riprenderlo quando lui per due volte tentò di ruzzolare giù dal patibolo. Oppure era il corpo della vittima a venire innalzato. Se invece ragioni di opportunità spingevano gli esecutori a uccidere il nero lontano dal luogo del delitto, dopo l'esecuzione il corpo veniva trascinato fino a casa della vittima, o spesso in un quartiere nero è messo in mostra a titolo d'esempio in quel luogo. Ora, i promotori del linciaggio, poi, prima ancora che tutto questo movimento si iniziasse, discutevano sul modo più appropriato per giustiziare la vittima. A volte chiedevano alla stessa vittima, futura vittima, in che modo volesse essere ucciso. Se questa vittima, se la vittima del linciaggio si dimostrava disponibile, e addirittura se rilasciava immediatamente una confessione, gli venivano concessi alcuni privilegi. Non so, un pasto, l'ultimo pasto del condannato, l'opportunità di dire addio agli amici o familiari. In caso contrario, veniva torturato finché confessava qualunque cosa, di essere l'autore del crimine. Alcune volte coinvolgeva altre persone. Il rifiuto di confessare veniva interpretato di certo non come un segno di innocenza, ma un segno di ostinata opposizione. Vi fu tuttavia qualche caso documentato in cui sorse il dubbio in relazione alla colpevolezza di questa futura vittima, e in caso di dubbio non è che la vittima fu rilasciata, cioè l'accusato fu rilasciato, ma fu impiccato, cioè non venne bruciato vivo come era stato pianificato. Uccidiamolo lo stesso, però in maniera meno dolorosa. Comunque, l'impiccagione del corpo ad alberi, a pali, a ponti, all'arco cerimoniale che era costruito all'interno scusate, all'ingresso della piazza della città. E questo ricorda una canzone di Billie Holiday che si chiama Strange Fruits e che fa riferimento appunto agli alberi dal quale pendono i corpi seviziati dei neri linciati come degli strani frutti. La folla concorreva alla effettuazione del linciaggio, sparava colpi di pistola sia nei confronti della vittima del linciaggio viva sia nei confronti del suo cadavere. Usava coltelli per farli a pezzi, da vivi o da morti per portare via una specie di souvenir. Molte vittime, come nel caso di Smurf, venivano incatenate e bruciate vive. E durante il rituale, alcune persone, spesso aizzate dal parente della presunta vittima, tormentavano e abusavano del nero mentre stava per morire. Addirittura mutilavano, linciando quando era ancora vivo, portando via le orecchie, le dita e
i genitali e aprendo loro il ventre, quando erano appunto ancora vive e coscienti. E poi c'era la caccia al souvenir. Dopo la morte si faceva a gara chi si impadroniva di pezzi del cappio, dell'anello e della catena, addirittura rami dell'albero, poi brandelli del vestito, le ossa, che non erano state bruciate sul rogo. E questi souvenir, così come le fotografie scattate sulla scena dell'esecuzione, venivano riprodotti e diffusi su larga scala. Per cui nei giorni successivi c'era una gran richiesta di cartoline, fotografie che diventavano cartoline rivendute per far soldi. In alcuni casi l'esposizione del cadavere non avveniva nei luoghi che vi ho indicato prima, ma rimaneva sul patibolo, in modo che tutti avessero la possibilità di rivederli. E poi c'era l'aspetto, diciamo, giornalistico. Nei giorni successivi c'erano i redattori dei giornali locali che individuavano, precisavano, motivavano, razionalizzavano i motivi per i quali si era proceduto. Pochi erano quelli che prendevano, pochi commentatori locali che prendevano le distanze dall'accaduto. Spesso questi articoli locali venivano redatti in risposta alle critiche provenivano dalle grandi città, dagli esponenti liberali del nord del paese. E invece i portavoci locali rispondevano cercando di addurre delle motivazioni logiche al linciaggio, che spiegassero l'orrore, l'orrore del linciaggio a coloro i quali non ne comprendevano la ragione. Fondamentalmente il bisogno di proteggere donne e bambini, il ritardo della giustizia, l'incertezza della sentenza e poi la consolidata, onorabile tradizione del Sud, il rapporto, il legame che esisteva fra le persone che condividevano un'idea di giustizia comunitaria, esprimendo il loro consenso e la loro anche tacita approvazione. Nonostante molti giornali affermassero che era stata la classe migliore delle persone a guidare le folle, poi in un secondo momento le autorità locali sostenevano che nessuno degli autori del linciaggio, chi l'aveva accompagnati, poteva essere identificato. Il coroner, che era incaricato di investigare la causa della morte, svolgeva un'indagine sommaria e finiva per dichiarare che la morte era avvenuta per mani ignoti. Ora, sicuramente questi linciaggi come tortura pubblica erano meno comuni, un po' come i supplizi, ed anzi a regime, però il loro impatto era fortissimo e la loro valenza simbolica era altrettanto profonda. E la cosa interessante è che nacquero e si svilupparono questi linciaggi come tortura pubblica nello stesso momento in cui prendevano piede mezzi di comunicazione e apparecchi moderni, il telegrafo, gli apparecchi fotografici e anche i giornali, i mass media, di portata non solo locale ma nazionale. Per cui
come abbiamo visto proprio dal fatto che fosse il New York Times a riportare le caratteristiche la notizia, le caratteristiche del linciaggio, la storia, gli eventi e le modalità di svolgimento degli stessi superavano i confini dello Stato e si diffondevano nell'intero paese. La circolazione delle fotografie, i dettagliati resoconti giornalisti facilitavano la diffusione del fenomeno. Soprattutto facilitavano la creazione di una specie di copione al quale poi gli altri linciaggi come tortura pubblica sarebbero necessariamente attenuti.